senti anche il suono che cambia, no? Il suono del cuneo. Fermarsi, perché quando sei stanco colpisci male e puoi farti male. Ho preso questo tronco col nodo apposta per far vedere che sono cazzi proprio, no? Si è appena creata una crepetettina qua, mentre qua invece è così. Let's go. Vediamo come cambia il suono. Si è creata un'altra crepettina piccola. Fa un po' di vuoto adesso. Avendo messo il cuneo largo, questo viene via subito. Lo sezioniamo, mo ribaltarlo in questa maniera, questo è cim. Questi sono molto più facili perché sono dritti, no? Io poi col nodo cazzi. Devo stringere la catena e il buco, la fessurina per piantare il primo cuneo, bisogna farla sempre perfettamente verticale. E dopo, anche se il tronco è così, e dopo vai a battere così storto. Impossibile, inoltre ribalti tutto. La catena non deve essere mai troppo tesa, deve essere possibile vedere le maglie dentro. Veramente un'ottima pista, 50 euro ben spesi. Consuma benzina, questa è la roba figa. Due batterie, 36 volt, attenzione che si trovano anche quelle uguali, identico, sembra lo stesso, però costa sempre 50 euro, una batteria 24 volt. Attenzione, attenzione, occhio come si spacca. Faccio questo qua adesso, scommetto. L'ideale sarebbe mettere due fermi, metto due robe tipo ferme così, ma chi se ne frega. Ho cambiato rumore. Vedo con questo. Ho rifatto il manico. Due colpi. E questo è il risultato che si voleva ottenere. Questo qua è abbastanza fino, lo tagli con la sega circolare, è abbastanza della lunghezza giusta, un metro, puoi mettere là, seccare,